Cosa stai combinando? Mangiato. Cosa hai mangiato, Matti? Mangiato. Questa era la merendina avanzata di Danny, non ci credo. Matti, ha mangiato anche la sua? Vabbè che lui l'aveva avanzata, però... Ma scusami, ma cosa c'è qua? Non ci posso credere. Matti, ma l'hai finito il tuo latte con biscotti? Quante cose ti stai mangiando stamattina? Come al solito, non ci posso credere, Matti. Ti ho dato il permesso di mangiare quella merendina? Sì. No, Matti, non ti ho dato proprio nessun permesso. Ti ho detto semplicemente di aspettare di qua, di guardare i cartoni. Che poi ci saremo vestite, Matti. Vestite. Matti, fammi. Avevi fame? Sì. Tu hai la fame che non hanno gli altri due. Matti, adesso basta mangiare, dai, andiamo a vestirci. No. Matti. Ma mangiare questo pezzo pezzo. Vuoi finire la merendina? Sì. Matti. Vabbè, tanto ormai è andata, c'è un pezzettino più, un pezzettino meno. Però Matti, sta cosa non si fa, mi raccomando, non si fa. Matti, non fare l'offesa, adesso ci vestiamo, su, non si può mangiare in continuazione, hai già mangiato anche troppo stamattina, la colazione tua è quella di Danny. Guarda un po', ti piace questo outfit che ti ha preparato mamma? No. Matti, non fare la brontolona, guarda qua che ho preparato anche questi codini, sai per fare cosa? Metterci i codini, per fare i codini, come smarti, me li chiedi sempre. Sì. Brontolina. Matti non va all'asilo. Come Matti non va all'asilo? No. Matti, ci stiamo preparando per l'asilo, se no cosa ci siamo svegliate presto a fare, dai. No. Matti, finito? Non va all'asilo. Perché non vuoi andare all'asilo? Dai che poi ti piace. Dai Matti, ogni volta è la stessa storia. Non è vero? Guarda che è bellissimo andare all'asilo, forse non ti ricordi più che giocavi con tutti i bimbi. Con Bubu. Anche con Bubu, sì. Dove hai lasciato Bubu? In cameretta? Sì. Oh, povero Bubu. Dai che dopo lo recuperiamo. Su, mettiti giù Matti che ti metto i pantaloncini. No, avevo questi. Vorresti tenere questi del pigiama? Sì. Ma no, Matti, non si va all'asilo in pigiama, dai, mettiamo questi. No. Sì, mettiamo questi. Tra l'altro questi dovrei prenderli anche di altri colori, perché di leggings a tre quarti in realtà ne abbiamo pochissimi. E solo questi sono colorati, gli altri sono bianchi. È vero, polpetta? Polpetta. Ecco, qualcosa di comodo. Ok, che sta bene sotto il grembiulino. Vai, scarpette, Matti, vieni. Matti, vanno fuori. Infatti andiamo fuori, Matti. Andiamo fuori dopo. Fuori all'asilo. Ah, fuori ma non all'asilo? Non ti sembra di chiedere un po' troppo? Fuori. Dove vorresti andare fuori? A pacco. No, spazzola. Matti, non vuoi anche la spazzola? No, spazzola. Guarda che se non ti passo la spazzola, non possiamo fare i codini, eh? Tu li vuoi i codini, vero? Sì. Ecco. E quindi? Spazzola. E quindi usiamo la spazzola, esatto. Adesso capiamo un attimo come fare i codini, perché io a Smarty li faccio bassi, ma perché lei ha capelli lunghi, lunghi. Li faccio così, però potremmo farli alti a Matti, vero? Alti, dai, vediamo un pochino, iniziamo a dividere i capelli, fammi vedere un po' come possiamo fare questi codini della signorina Matti. Belli sicuramente, anche se la mamma sai che non è proprio pratica, vero? Non è pratica. Ma non è tanto pratica la mamma fare i codini, però si impegna, vero? Sì. Stai su bene Matti, eh? Sì. Ok. Aspetta, che qua col ciuffo è più difficile. Su, Matti. Non sdraiarti, che sennò guarda che non riusciamo a farli questi codini. Aspetta. Questo qui con l'unicorno. L'unicorno. Con l'unicorno, sì.
Fermissima. Ferma. Ferma, ferma. Ok, direi un po' a fatica, però ce l'abbiamo fatta a fare i codini, Matti? Sì. Ti piace quei codini? Belli. Belli, eh? Matti è bella. Matti è bella, certo. Dai, andiamo, Matti. Andiamo di là, vieni. Smarty, amore, ma tu sei sicura di non voler fare colazione per niente? Non mi va. Non ti va? Ma proprio niente, niente? No. Anche da mangiare fuori casa, dopo che siamo uscite, mentre andiamo all'asilo, no, Smarty? No. No, niente. E vabbè, pazienza. Al massimo ti metterò qualcosa in più nello zainetto, così se ti viene fame almeno c'è. Dai che iniziamo a mettere questo. Vediamo, Smarty, se riusciamo a salvare le treccine, tieni queste, ok? Sì. Ah, ok. Mi sembrano ancora a posto. Nonostante il cambio di maglietta e la nottata. È vero, sei una piccola pippi calze lunghe. Chi è? Ma niente, Smart, aspetta un secondo, eh. Aspetta che qua c'è il solito bottoncino da allacciare, che sai che la mamma ci mette sempre un po', eh. Ecco qua, perfetto. Allora, comandiamo? Sì. Dai che mettiamo i pantaloncini, questi qua bianchi, ok? Sì, viene anche pony. Certo, viene anche pony, sì sì. Vediamo poi se ci sta nello zainetto, altrimenti lo porti in braccio. Hm? In braccio. In braccio, sì sì. Anche perché nello zainetto ho messo la tua borraccia di Peppa, che è piuttosto ingombrante, Smarty? Quindi bisogna vedere quanto spazio è rimasto, se è abbastanza per pony. Altrimenti camminerai insieme a noi. Hm? Che dici? Sì. Aspetta, eh. Ok, sistemiamo bene. Com'è, Smarty? Tutto a posto? Sì. Ok, allora aspetta che adesso ti metto calze e scarpe. Scarpe Smarty. Ecco qua. Vieni qua, piedino Smarty. Bravissima. Ti fanno quasi piccole queste scarpe, amore? Sta crescendo il piedino? Sì. Sì? Tra poco le passiamo a Mati allora. Che lei ha ancora il piedino più piccolo del tuo, quindi dovrebbero andarle bene per un altro po'. Aspetta, Smarty, eh? Aspetta che così dovrei averle aperte bene, ok? Perfetto. Ok, finalmente posso darmi anch'io una bella sistemata. Perfetto. Piccola Bluby, amore, noi mettiamo su un paio di pantaloncini sopra questo body che per fortuna è ancora pulito e usciamo così. Eh sì, che tra pochissimo dobbiamo uscire. Ecco qua. Perfetto. E mettiamo anche un bel fiocco. Tra poco ti prende la mamma e Bluby. Oh bimbi, ma come siete belli. Tutti pronti. Manca solo una cosa. È il momento dei grembiulini. Dai forza, Smarty. Oh dai. Cosa dai? Non avrai iniziato a lamentarti anche tu come Matti, eh? Forza, forza. Su, su che mettiamo questo bellissimo grembiulino. Eccoci qua, Smarty. Ma come stai bene? Stai benissimo. Guarda su, amore. Aspetta anche i capelli qua. Guarda su bene, bravissima. Ecco, Smarty col suo grembiulino. Vieni, Danny, amore. Prima volta con il grembiule. Aspetta. Bravo, fai passare bene la manina. Ok. Cos'è? Il tuo grembiule, Danny. Mm? Con la moto. Moto. Con la moto. Vai, guarda, te lo sistema mamma, così sta bello in ordine anche il colletto. Ecco qua. Danny, ma che scolaretto, amore. Stai benissimo, ti piace? Moto. Con la moto, sì. Matti. Forza, forza. Dai che mettiamo anche il tuo grembiulino. Rosa. È rosa il tuo, sì? Siete tutti di colori diversi. Sul braccino, Matti? Brava. Ok, fallo passare bene. Sistemiamo anche il tuo colletto. Ok, vediamo. Sì, sì, c'è anche il secondo bottoncino. Eccolo qua. Aspetta, Matti, guarda su. Su, su. Su. Su, su, brava. Ok. Matti, tu cos'è che porti all'asilo? Cos'è che manca? Bubu. No, Bubu è qui. E poi? Tutto. Ah, vedi che ti ricordi il ciuccio. Ciuccio con bellissima catenella nuova. Hai visto, Matti? Sì. Com'è? Bella.
Bella, vero? Sì. Allora, eccola qui, l'abbiamo fissata al grembiulino. Ma che bello, c'è scritto Mati. Così non la perdi, vero? Perfetta anche per l'asilo. Signorina, ti piace? Sì. Ed ora, zainetti, guardate un po' qua. Zaini. Zainetti. Questo Mati è il tuo. Mati. Di Mati. Questo invece è il tuo, vero Danny? Yeah. Sì, con l'orso. E questo è il tuo Smarty. Sì. Ma quanto siete belli tutti e tre, prontissimi per l'asilo. Andiamo? Andiamo. Andiamo, andiamo? Sì. Dai, andiamo. Ok, dai che siamo pronti per uscire, bimbi, forza. Ok, zaino di Smarty, zaino di Danny. Danny. Mettiamo qua gli zainetti, ok? Yeah. Ok, dai, Smarty, Danny, forza. Vieni, Danny. Ok, seduto bene, bravissimo. Orso. Col tuo orso. Aspetta, mettiamo bene le cinture. Aspetta, Danny. No. Dai. Non iniziamo, non iniziamo con i capriccini, facciamo passare anche orso in mezzo, perfetto, ma guarda un po' questo orso, dai che sistemiamo tutto, aspetta No! Come no? Ecco qua, a posto Danny, a posto. Ma scusa, ma non sei comodo sul passeggino Danny? No. Ma come no, avresti preferito camminare? No. Ecco, allora stai lì buono che adesso arriva anche Smarty. Smarty, dai! Smarty! Dai Smarty, c'è un posto vuoto qua che ti sta aspettando. Smarty? Matti, un attimo tu. Eccoti qua Smarty. Pony. E qua il tuo pony. Sei comoda così Smarty? Sì. Bene. Ok. Così ci evitiamo la scenata della camminata. È vero Smarty? Sei qui comoda, comoda. Con pony. Con pony, certo. Aspetta, amore, che ti sei seduta sulle cinture. Aspetta, aspetta. Ecco qua. Oh, eccoci, Smarty. Abbiamo quasi fatto, Mati, un secondo. Aspetta lì, amore. Mati. Mati, aspetta. Aspetta un attimo. Ok. Smarty, ci siamo. Vediamo di far arrivare sane e salve le trecce all'asilo. Aia. Scusa amore, aspetta, mettiamo così i piedini. Ok, vai. Bene, posto? Sì. State comodi voi due? Sì, comodi. Danny? Yeah. Meno male. Matildina, tu vieni a piedi? No, ma... Ah, ti porta la mamma? Sì. Ah, meno male, aspetta che mettiamo qui i bubù. No. Dai Matti, non possiamo tenerlo in braccio. Però non reagire così, dai. No, no Bubu. Ma Bubu è qui nel tuo zainetto, guarda che non va da nessuna parte. Girati Matti che mettiamo lo zainetto. No, no, no Bubu, Bubu. Matti, Bubu è nello zainetto, non gli succede niente, lo facciamo solo per comodità, perché la mamma, anche la sorellina, anche i Bluebi, se Bubu cade, la mamma non ha più mani per recuperarlo, ok? Invece così arriva sano e salvo. Oh, Bubu. Aspetta un attimino, Matti, adesso ti prendo, dai, 3 secondi. Ok, sistemiamo tutto qui. Piccola Bluebina della mamma. Oh, eccola qui. Matti, non scendere da sola dal divano, guarda che ti vedo con la coda dell'occhio. Sai che non mi piace quando non sei obbediente, Dammi 3 secondi che finisco di sistemare la sorellina nel marsupio. Ok, perfetto, ci siamo, andiamo.